Amen, gloria a Dio, sia lodato il nome di Gesù Cristo. È una gioia stare ancora insieme con i fratelli per condividere la buona e preziosa parola del nostro Dio. Amen, gloria al Signore, pace a tutti. Siamo qua radunati nel nome di Gesù Cristo, l'amato Figlio di Dio, l'unigenito, proceduto dal Padre. Il figliuolo dell'Iddio vivente nel suo nome, siamo qui e vogliamo condividere ancora un messaggio della parola di Dio per edificarci nel Signore, per fortificarci nel buon insegnamento della parola del Signore. Amen. Il Signore ci benedica insieme, cari fratelli, alla gloria di Dio. Amen. Vogliamo pregare ancora che ci guidi lo Spirito Santo, Padre della gloria, siamo qui. Nella tua presenza, Padre, uniti, Signore, in questo luogo coi fratelli, con le sorelle, nel nome di Gesù, alleluia, Alleluia. anche tramite questi mezzi di comunicazione che usiamo per la tua gloria, per diffondere la tua parola, per edificarci. Padre, ti prego in questo momento, guidaci, parlaci, Signore, serviti ancora delle mie labbra, Padre, per la tua Alleluia, gloria. gloria al Io ti Signore. chiedo quella sapienza che viene dal cielo, allontana ogni Alleluia. pensiero carnale, ogni pensiero umano, ogni pensiero che non viene da te, Signore, toglilo via, alleluia, e che ci sia veramente la guida, l'unzione, la potenza dello Spirito tuo, Signore, Alleluia. per condividere una parola di incoraggiamento, un'esortazione, una riflessione, Padre, che possa ancora illuminare i nostri cuori. Padre, nel nome Alleluia. di Gesù, lavaci con il sangue di Gesù, Alleluia. purifica ancora ogni cuore, ogni mente, affinché possiamo essere concentrati, Signore, e ascoltare soltanto la voce dello Spirito Santo. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, amen. Amen, amen. Vogliamo aprire la scrittura, carissimi, nella grazia, cari nella fede, gloria a Dio, pace del Signore a tutti. Voglio leggere questo pomeriggio dall'Evangelo di Luca. Amen. Alleluia, Luca alleluia. capitolo 21, amen, gloria a Dio, dal verso 16 leggeremo delle parole particolari da parte di Dio che ci devono insegnare. E sono anche un avvertimento, carissimi, per ognuno di noi. Amen. Gloria al figliuolo di Dio. Dice così la scrittura. Amen. Amen. Alleluia. Dice così la parola di Dio. Luca 21 dal verso 16. Grazie Padre. Amen. Alleluia. Dice: Or voi sarete traditi anche dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, misericordia, e faranno morire alcuni di voi, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Quanti possono dire amen adesso? Amen. Quanti possono dire alleluia anche davanti a questa parola? Tu Gloria a non Dio. puoi dire alleluia soltanto davanti alle parole Gloria belle, al tuo nome, che ti fanno Signore. comodo, Alleluia. soltanto davanti alle benedizioni, anche qui dobbiamo dire amen. Alleluia. Oh, Ramatara Sherebea, un vero cristiano può dire amen, può dire alleluia anche davanti a questa parola. Sarai tradito anche dai genitori, sarai tradito anche dai fratelli, sarai tradito anche dagli amici. Ti odieranno per causa di Cristo. Ma tu devi dare gloria a Dio, tu Amen. non ti devi lamentare, tu non devi piangere, tu non devi Amen. stare lì a lamentarti, tu devi dare gloria a Dio, perché questo vuol dire che sei nella strada giusta. Noi saremo traditi anche dai genitori, fratelli, io lo posso dire con franchezza, anche se mi dispiace, anche se mi dispiace umanamente, ma anch'io posso dire che questa parola è verità. Anche dai genitori saremo traditi per causa dell'Evangelo. Ma noi abbiamo un grande genitore nei cieli, il Alleluia. vero Padre è nei cieli. Amen. Amen. E dice il Signore: sarete odiati da tutti a
a causa del mio nome. Dice, sarete odiati da tutti. Ti odieranno i compagni di lavoro, ti odieranno i vicini di casa, ti odieranno le persone che vedi in giro, che frequenti in giro quando vai al supermercato, ti odieranno quando sapranno che tu sei un vero cristiano, quando sapranno che tu sei un servo di Cristo, ti odieranno. Ma tu sei beato, alleluia, tu sei beato se ti odiano per causa del Vangelo. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare queste prove, queste situazioni. Se tu veramente sei un figliuolo di Dio, se tu veramente sei una figliuola di Dio, devi essere pronto a sopportare queste situazioni. Ti tradiranno, i tuoi genitori ti tradiranno. Può darsi che tuo papà, tua mamma ti tradiranno, i tuoi fratelli ti tradiranno, la tua famiglia ti tradirà, perfino alcuni fratelli nella fede ti tradiranno, ti volteranno le spalle. Quando vedranno che tu veramente vuoi servire Cristo, costi quello che costi. Ma tu sei beato da Dio, amen. Alleluia. Oh, alleluia. Come il Maestro fu tradito, fratelli. Gesù, il Messia, il figliuolo di Dio, fu tradito perfino da un suo discepolo, da Giuda. Allora che ne sarà di noi? Ci tradiranno anche, tra virgolette, i migliori amici. Anche i fratelli che noi apprezzavamo, anche quei fratelli che noi aspettavamo che ci aiutassero, invece ci tradiranno. Ma noi dobbiamo essere pronti perché Gesù non ti tradirà mai. Gesù non ti abbandonerà mai. Amen, alleluia, è quello che conta, che Alleluia. Cristo sarà con noi. Alleluia, quanti possono dire amen? Amen. Gloria a Amen. Dio. Per la Alleluia. fede, fratelli, noi saremo traditi. Ci saranno persone perfino nella nostra famiglia che ci maltratteranno, ci odieranno, ci criticheranno, ci punteranno il dito contro di noi. Se il padrone di casa l'hanno chiamato Belzebù, che ne sarà dei suoi figli? Sapete che a me mi hanno detto che io sono un servo del diavolo. Che Dio abbia pietà, fratelli. Ma io mi rallegro. Sapete che addirittura ho sentito dire una volta. Una sorella ha detto che il suo pastore ha detto che io sono dal diavolo, che non mi deve ascoltare perché io sono del diavolo. Vedete come si compie la parola? Siamo traditi anche dagli stessi fratelli, dai pastori, dagli anziani. Anche loro ci tradiscono quando vedono che noi vogliamo seguire Cristo senza compromessi. Ti diranno: ah, se tu vai a evangelizzare in quel modo non puoi più venire a questa comunità. Non puoi più far parte della nostra assemblea. Se tu vai a predicare così, diranno che sei un pazzo. Sì, io sono un pazzo per Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia. E anche se mi tradisce il papà, la mamma, la nonna, lo zio, il fratello, alleluia, il pastore, il cugino, il predicatore, anche la moglie, io vado avanti con Cristo. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. E quello che dico lo so, fratelli. Non sono solo teorie. Una volta ho avuto un'esperienza, e lo dico apertamente, una testimonianza, e do gloria a Dio, ma mi dispiace perché è un essere caro, ma purtroppo è avvenuto questo, fratelli, che perfino mia mamma, la mia mamma secondo la carne, mi ha messo un coltello in gola una volta, era posseduta dal diavolo. Io andavo a evangelizzare e lei era posseduta, mi perseguitava. Una volta in casa mi mise un coltello nella gola. Io gli dissi: Satana, ti scaccio via nel nome di Gesù. Gloria. Noi dobbiamo essere pronti, fratelli, perché la salvezza dell'anima vale più di ogni cosa. La salvezza dell'anima, alleluia, vale più dell'amore per il papà, dell'amore per la mamma, dell'amore per i fratelli. Anche se ti tradicono, anche se ti insultano, ti perseguitano, tu devi andare avanti con Cristo, alleluia. Lo so che questo messaggio è un messaggio forte, non chiunque lo può accettare, fratelli, questa parola non tutti la vogliono accettare, non tutti possono dare gloria a Dio davanti a questo messaggio. Sarai tradito, sì, tu sarai tradito dai tuoi genitori, ascolta questa parola profetica,
Alcuni vogliono sentirsi soltanto le belle profezie. Oh, Dio ti darà un bel lavoro. Gesù ti guarirà. Vai avanti. Gesù ti darà tutte le benedizioni. Le persone vogliono sentirsi dire queste profezie, questi messaggi, ma io questo pomeriggio ho un altro messaggio da dirti. I tuoi ti tradiranno, parleranno male di te, sarai odiato da tutti per causa di Cristo. Se tu veramente vuoi servire Cristo, sarai odiato da tutti. Alleluia, se tu veramente cammini con Cristo sarai odiato da tutti. Ti odieranno i tuoi parenti carnali, ti odieranno i tuoi genitori carnali, i tuoi fratelli carnali, gli evangelici carnali ti odieranno tutti. A Gesù lo hanno odiato e odieranno anche noi. Gesù disse: cari fratelli, sarete odiati da tutti. Tutti vuol dire tutti, i vicini ti odieranno. Se tu veramente decidi di servire Cristo in verità, se tu ti decidi di seguire Cristo, di consacrarti, di separarti dal mondo, di andare contro la corrente, di andare contro il peccato, se tu diventi un cristiano, alleluia, oh, in verità, le persone ti odieranno, appena ti vedono già c'è un contrasto. Io sento a volte quando io passo in certe strade, le persone mi guardano, io sento un contrasto, io sento che loro hanno un odio, loro mi vedono, perché in noi c'è la luce, amen, fratelli, amen, e in loro c'è, alleluia, le tenebre, c'è il diavolo. Ma noi dobbiamo ricordarci, fratelli, che anche se loro ci odiano, il nostro combattimento non è con loro. Non è contro carne né sangue, alleluia, ma il nostro combattimento è contro gli spiriti della malvagità. Queste persone sono influenzate dal diavolo, sono influenzate dal demone, sono influenzate dalle tenebre. E allora noi dobbiamo avere, fratelli, uno spirito di misericordia per loro, di compassione. Dobbiamo capire che loro sono schiavi, sono prigionieri, sono trascinati, sono influenzati dal male, anche se si chiamano evangelici. Sapete che ci sono alcuni credenti che odiano le persone come noi, che vogliamo veramente servire Cristo. Loro ci chiamano fanatici, esaltati, no, non bisogna fare così, e si oppongono. E odiano quello che facciamo, odiano quando andiamo a predicare, quando andiamo a proclamare Cristo, quando parliamo di santità, di consacrazione, quando predichiamo il vero Vangelo di Cristo, parliamo contro il peccato, parliamo contro le opere della carne, contro le concupiscenze, contro le vanità, contro la sensualità. Quando predichiamo questo Vangelo, alleluia, della santità, della via stretta, ci sono anche alcuni evangelici che ci odiano, che odiano questo messaggio. Forse non lo dicono apertamente, ma col loro pensiero, col loro, alleluia, col loro sentimento, loro hanno un contrasto. Ed è così, fratelli, io lo avverto, io lo vedo. Anche quando cammino per la strada, quando mi muovo in qualche luogo, io vedo, sento un contrasto nelle persone, sento come loro ci odiano, hanno qualcosa di diabolico che li spinge a contrastarci. E Gesù l'ha detto, fratelli, Gesù ha detto: sarete odiati da tutti per causa del mio nome. Ma anche se tutti ti odiano, Gesù ti ama, non ti preoccupare. Io amo coloro che mi amano, dice il Signore. Io amo coloro che osservano la mia parola. Anche se ti odia la mamma, anche se ti odia il papà, ti odia lo zio, ti odia il vicino di casa, ti odiano i datori di lavoro, i compagni di lavoro, ti odiano i mondani, ti odiano i carnali, l'importante è che Gesù ci ama, alleluia. Oh, alleluia, io voglio piacere a Gesù, fratelli. Io voglio piacere a Cristo. A me non voglio piacere all'uomo, né alla donna, né alle persone, né alla mamma, né al papà, né al pastore, né al fratello. Io voglio piacere a Cristo, alleluia. Amen.
E se noi vogliamo servire Cristo in integrità, fratelli amati, se noi vogliamo seguire Cristo in verità, noi dobbiamo essere pronti a essere odiati dalle persone. Noi dobbiamo essere pronti a essere criticati. Sei tu pronto a essere criticato? Sei tu pronto a essere odiato dagli altri? Perché tu ami Cristo, perché tu ti consacri a Cristo, perché tu vuoi andare contro la corrente, tu vuoi servire, tu vuoi veramente fare sul serio con Gesù, sei pronto a essere schernito, criticato, giudicato? Sei pronto che gli altri ti insultino, ti criticano, sparlano di te? Sei pronto a sopportare questo peso? Alleluia, anche questo vuol dire prendi la tua croce e seguimi. Come Gesù è stato schernito, fratelli, maltrattato, l'hanno sputato, l'hanno insultato, l'hanno oltraggiato. E allora che ne sarà di noi, fratelli, se al legno verde hanno fatto questo, che faranno della legna secca? Se al re dei re hanno, oh alleluia, hanno fatto questo, l'hanno perseguitato, l'hanno maltrattato, a Gesù, allora che ne sarà di me che sono un cristiano? Dio lo benedica, caro, creda in Gesù che è la via, la verità e la vita. Allora se a Cristo, al proprio figlio di Dio, fratelli, all'unigenito, al meraviglioso, al prezioso, a colui che è la luce del cielo, a colui che è la bellezza stessa del paradiso, Gesù è la bellezza del paradiso, lui che è adorato da miriadi di angeli, è venuto sulla terra come uomo e l'hanno maltrattato, fratelli, l'hanno chiamato demone. Sapete voi che i farisei dicevano che Gesù era un demone? Mio Dio, un pastore delle Adi, lo voglio dire, non mi vergogno, non ho paura, un pastore delle Adi di Varese, che Dio abbia pietà di lui, ha detto che io sono del diavolo. Mi viene da ridere, fratelli, povere anime. Oh mio Dio, dov'è il discernimento dei servi di Dio? Dov'è il discernimento dei pastori? Dov'è il discernimento di questi predicatori? Un pastore pentecostale dice che io sono del diavolo. Ma com'è possibile ciò, fratelli? Che Dio abbia pietà di loro. I farisei dicevano che Gesù era dal... Io sento l'unzione, fratelli. Gloria. Io sento un fuoco sul mio capo, gloria a Dio, lo dico per la gloria di Dio. E per incoraggiarti, sapete che a me me ne ha dette di tutte, fratelli. Io ho avuto persino parenti che, tra virgolette, mi hanno scomunicato di casa. Ho avuto familiari che mi hanno cacciato di casa per causa della fede. Ho avuto pastori che mi hanno cacciato dalle loro assemblee. Ho avuto perfino datori di lavoro che mi hanno cacciato dal lavoro perché hanno saputo che io predicavo Cristo. Ma a me non mi importa niente, come diceva Paolo, per la misericordia di Dio. Io non tengo conto della mia vita come se fosse preziosa. Assolutamente no. Quello che io voglio è servire Cristo. Amen, alleluia. E se tu, caro fratello che mi ascolti, se tu vuoi servire Cristo, devi essere pronto a portare il vituperio, a portare l'oltraggio degli uomini, non aspettarti degli applausi, non aspettarti degli inviti. Io non mi aspetto inviti nelle chiese, fratelli. Tanti predicatori aspettano che li invitino a predicare, io ho già l'agenda piena, ho ho la mia lista piena, devo andare a predicare in tutte le chiese. Io non mi aspetto inviti dalle chiese, fratelli. Il vero servo di Dio si aspetta oltraggi, critiche, insulti, disprezzi, sputi. Se a Gesù l'hanno chiamato demone, che ne sarà di noi, fratelli? Voglio leggere due versetti ancora prima di finire, poi continueremo a Dio piacendo. Dice, alleluia, sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma poi dice il Signore, ma neppure un capello del vostro capo perirà.
Questo vuol dire che il Signore ci protegge, anche se alcuni cercano di offenderci, criticarci, farci del male, nemmeno un capello perirà. Cosa vuol dire questo, fratelli? Che anche se uccidono il corpo, noi abbiamo la salvezza dell'anima. Amen. Che anche se noi soffriamo, noi guadagniamo. Anche se a volte, fratelli, abbiamo dei dispiaceri per queste situazioni, perché a volte ci dispiace non tanto per noi. A me non mi dispiace quando mi offendono a me. A me non mi disturba per me, ma mi dispiace per loro. Mi dispiace per quelle persone che non sanno quello che fanno, fratelli. Nemmeno un capello del nostro capo perirà, ma nella vostra perseveranza possederete le anime vostre. Fratelli, Amen. Voglio dire questo, Alleluia, prima di concludere. Al di là delle sofferenze, degli oltraggi, delle critiche, delle diffamazioni, delle persecuzioni, di tutto ciò che possono dire e fare contro di noi, l'importante è che noi perseveriamo. Amen. Alleluia, l'importante Amen. È che tu perseveri. Alleluia. Persevera nella grazia. Alleluia. Persevera nella parola. Persevera nella chiamata. Persevera nella preghiera. Persevera nel perdonare, nell'amare quelle persone che non sanno quello che fanno, anche se ti dia. Alleluia. Persevera anche se ti insultano, ti sputano, ti lanciano delle pietre, degli oggetti. Tu persevera nell'amore, nel perdono, nella comunione con Dio, perché così guadagnerai la tua anima. Amen. Nella nostra perseveranza noi guadagniamo l'anima, perché per noi il vivere Cristo e il morire guadagno. Alleluia. Amen, fratelli, che questa parola sia un avvertimento, una forza, un incoraggiamento per ognuno di noi. Vai avanti con questa forza, persevera, non guardare quelli che ti insultano, guarda Gesù che ti ama. Oh, il Signore si rallegra quando ti vede perseverare. Il Signore dice: così mi piace, figlio mio, così ti voglio vedere. Oh, non ti voglio vedere che ti lamenti, voglio vedere che ti rallegri in me. Vai avanti. Se ti insultano, l'hanno fatto a me. Se ti criticano, l'hanno fatto a me. Se ti maltrattano, se ti sputano, l'hanno fatto a me. Non temere, io ti darò la corona della vita. Amen. Vai avanti, persevera, fratello. Alleluia. Sorella, perseveriamo nella preghiera, nella fede, nello spirito, nell'unzione, nella chiamata, nella volontà di Dio. Perseveriamo nella santificazione. Alleluia. Perseveriamo nell'amore. Se ti insultano, tu prega per loro, amali, oh, consegnali nelle mani di Dio, cioè dili: Signore, Alleluia, io metto davanti a te queste persone, abbi pietà di loro, perdonali, e tu vedrai la gloria di Dio. Persevera, fratello. Alleluia. Oh, alleluia, perseveriamo, perché noi vedremo la gloria del Signore nel regno dei Amen. cieli, ma anche prima in questa terra vedremo già la gloria del Signore. Alleluia. Amen, per la gloria di Dio, fratelli. Andiamo avanti nel nome di Gesù, nel nome di Gesù benedetto in eterno. Vi saluto nella grazia e nell'amore di Dio. Vi Alleluia, lascio con questo Alleluia. Pensiero da parte del Signore. Fratelli, andiamo avanti, perseveriamo in Cristo, perché così guadagniamo le anime nostre per la gloria del Signore. A Dio piacendo, ci vedremo più tardi per la seconda parte. Il Signore ci continui a benedire. Alleluia. Nel meraviglioso nome di Gesù. Santo. Amen e amen. Gloria, gloria al tuo nome.